Forti difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, una disoccupazione che arriva al 31% rispetto alla media nazionale del 16% e continua la fuga dei giovani dall'isola. Secondo i dati diramati da CGIL UIL, la Sicilia è la seconda regione per emigrazione giovanile. Si stima che ogni anno circa 50.000 giovani vanno via dall'isola non solo perché non trovano lavoro, ma perché quando lo trovano è spesso sottopagato. Non solo il lavoro deve preoccupare, anche la scelta di andare via dalla Sicilia per gli studi universitari, dichiara Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL d'Agrigento. Sono numeri crudi, numeri reali, che indicano il malessere della nostra regione, della nostra provincia, che indicano la difficoltà delle famiglie, perché emigrano tantissimi giovani per diverse ragioni. Prima di tutto, certamente perché non trovano un lavoro e va aggiunto, non trovano un lavoro che sia riconosciuto appieno la dignità di lavoro. Oggi mediamente il lavoro è sottopagato per tutti, per i giovani la cosa diventa ancora più grave perché spesso in un mondo dove in provincia di Agrigento, come esempio, lo porto, ma vale per la Sicilia, non ci sono più disponibilità di manodopera, specialmente quelle mansioni specialistiche. Questo avviene perché i giovani non vengono retribuiti secondo le norme. Già abbiamo contratti collettivi di lavoro sottopagati, ci sono anche dei contratti che pagano 6-7 euro l'ora lorda. Se noi poi ci spostiamo nel settore dei servizi, ci riempiamo la bocca del turismo, quello che c'è dentro gli alberghi, dentro i bar, dentro i ristoranti, dentro i negozi, lì ancora neanche quella dignità di contratti collettivi rispetto alle ore che fanno. Ecco perché i giovani sono stanchi di queste cose e preferiscono andarsene. Poi a questo va aggiunto anche tutto il mondo collaterale. Si parte dallo studio. Prima ci si laureava in Sicilia e poi si emigrava. Oggi spesso vanno via anche per lo studio e questo deve fare riflettere la classe politica che dirige la regione Sicilia oggi. Significa che incide molto la qualità dell'università, ma incide anche la qualità che ruota attorno ai servizi alla università. Proprio la CGIL di Agrigento nei giorni scorsi ha lanciato un allarme rispetto a un contenzioso con l'Università di Palermo. Noi rischiamo di perdere anche questo punto di riferimento che negli ultimi anni è stato molto importante per centinaia e centinaia di famiglie che non avrebbero potuto consentire uno studio fuori la provincia ai propri figli con la crisi che morde tutte le famiglie.